Voi lo sapevate che esiste il grande libro degli oggetti magici? Allora, questo è un libro fantastico, illustrato in maniera pregevole ed è stato scritto da un signore, un collezionista, che si chiama Raimondo Zenobio Malacruna. Allora, Raimondo Zenobio, con le illustrazioni di Marco Somà, ha descritto e illustrato tutti gli oggetti magici che nel corso della sua lunga vita ha acquistato, comperato, oppure gli sono stati regalati, è andato a cercarli in luoghi sperduti, sulla faccia della terra. Allora, in ogni istante della sua grandissima abitazione, lui appunto ha sistemato in questo grande libro tutti gli oggetti magici, di cui era a conoscenza o che gli erano stati regalati. Allora, io ve ne ho individuati alcuni, quelli che magari di cui avete sentito parlare, ma di cui non sapete come fare ad utilizzarli. Ad esempio, gli stivali delle sette leghe. Li vedete nel disegno? Eccolo qua. Questi stivali appartenevano a un ciabattino napoletano. Erano molto molto logori quando il nostro Zenobio li acquista dal ciabattino. Certo, perché quegli stivali avevano fatto percorrere a chi li indossava, pensate un po', con un solo balzo 27 chilometri, ovvero 7 leghe francesi. E per questo che erano veramente molto consumati. Poi lui trova anche le scarpette d'oro di Dorothy, là in alto. Queste scarpette, naturalmente d'argento, come dice il nome, erano particolarissimi. Bastava che li si indossasse, battendo 3 volte i tacchi per terra e urlando dove si voleva andare. E le scarpette erano in grado di portarti ovunque tu volessi andare. Poi vediamo un po' quali altri oggetti. Ah sì, il randello di Castigamatti, l'avete sentito? Eccolo qua. Allora, si tratta di un semplice bastone rozzo e nodoso che è ricavato da un ramo di noce e poi infilato in un sacco di juta. Vedete, eccolo qua. È sufficiente gridargli: Randello, fuori dal sacco! Per farlo balzare fuori, animato di vita propria, e percuotere ogni intruso abbia avuto l'ardore di introdursi in queste stanze. E per intruso si intende ogni persona che non sia il padrone di casa. Il randello continua a battere senza pietà chiunque incontri, fino a quando il proprietario non gli ordina di tornare dentro al sacco. Oppure la bacchetta di Circe, beh, la maga Circe la conoscete, era quella che trasformava poi gli uomini in maiali. Ecco, accompagnato dalla bevuta di un intruglio di vino, che però non è necessario il suo funzionamento, un colpo di questa bacchetta di legno verde è sufficiente a trasformare qualsiasi uomo in un sus scrofa domesticus, meglio conosciuto come maiale domestico. Insomma, è quella che appunto usava Circe con i compagni di Ulisse. Vediamo un po' che cos'altro vi ho trovato di molto particolare. Beh, nella serra, naturalmente, perché questa grande casa del nostro Raimondo ha anche una serra, c'è il fiore vermiglio. Eccolo in alto, forse lo vedete, riuscite a vederlo. Comunque, è sufficiente spremere il succo di questo bel fiore sugli occhi di una persona addormentata per farla innamorare. Beh, questo è quello che ha garantito il folletto Puck dopo essere stato a lungo alle dipendenze di Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, che se ne servirono durante i loro lunghi sogni di mezz'estate. E poi, vi voglio parlare anche, ah sì, di un anello. Allora, un anello di Salomone in alto. Questo anello, rigirandolo attorno al dito, è in grado di evocare ogni varietà di demone, di costringerlo a ubbidire a chi lo indossa. Una pratica indubbiamente spettacolare, ma comunque molto rischiosa. Quando lo si infila, permette anche di capire il linguaggio di ogni specie animale che si trovi nei dintorni, il frinire di un grillo, il ruggito di un leone o il continuo chiacchiericcio degli acari della polvere sotto i tappeti. Insomma, sono tantissimi gli oggetti raccolti in questo meraviglioso volume che io vi consiglio di andare a cercare. Si trova ancora nelle librerie ed è stato editato dal Castoro.